da dentro fuori anche per loro questa sfida. Sì, abbiamo anche cambiato l'allenatore, quindi sicuramente ci sarà dal punto di vista nervoso maggiore attenzione, maggior stimolo. Comunque sia, tre partite dalla fine si giocano, non dico tutto, ma tanto contro di noi, diventa dentro fuori per loro, ma oggi come oggi è dentro fuori anche per noi, per un altro obiettivo, per fortuna, quindi ce ne andiamo a giocare sapendo di star bene dal punto di vista mentale. In parallelismo, anche loro si sono affidati a un allenatore del settore giovanile, come ha fatto il Padova con te. Sì, speriamo almeno all'inizio senza tanti risultati, perché sarebbe discapito nostro, però insomma, hanno fatto questa scelta qua, non ne conosco i motivi, resta il fatto che è una squadra che era partita con delle altre ambizioni, quindi comunque sì, ha un organico molto buono a disposizione, quindi è una partita da prendere con le molle da parte nostra. Conosci Mandelli? Non personalmente, abbiamo sicuramente giocato contro perché siamo della stessa generazione, però non personalmente. Non so neanche, non ho neanche idea oggi cosa possa cambiare, come cosa possa modificare, come possano giocare, anche se le assenze che hanno probabilmente riducono un po' la scelta. Quindi vediamo. Avete mandato qualcuno a osservare qualche allenamento oppure no? No, credo sia giusto sapere più cose possibili sull'avversario, credo sia giusto dargli l'importanza che ha, nel senso che non credo si discosterà di molto da cosa hanno fatto fino adesso per caratteristiche di giocatori che ha. Comunque sia, siamo preparati anche a un eventuale cambio di modulo da parte loro, ma sappiamo che noi dobbiamo andare là cercando con intelligenza di fare una partita in modo tale che ci permetta di portare a casa un risultato positivo. Basta anche un pareggio secondo la tabella che avevi fatto prima di Ascoli? No, non tanto tabella, è che comunque sì, abbiamo Livorno e Torino che sono due scontri diretti e siamo obbligati a vincerli, quindi dato per assodato questo, sì, ci basta non perdere, ma insomma può anche succedere che vincendo le prossime due con i risultati degli altri, l'ultima ci possa bastare, l'ultima a un pari a Torino, quindi tutto da valutare. Noi andiamo a cercare di fare il massimo come l'abbiamo fatto contro l'Ascoli, sapendo che anche un risultato di parità a noi potrebbe star bene. Cosa hai detto ai ragazzi dopo la vittoria con l'Ascoli? Ma di particolare niente, io meglio, la cosa che mi ha fatto più piacere e che ho detto anche a loro è che la squadra ha fatto una partita da squadra che ha coscienza delle proprie possibilità. Dopo sì, vabbè, ci sono venute giocate fatte bene, poi quando comunque c'è entusiasmo e le cose vanno, le cose vengono, però l'aspetto mentale che la squadra ha manifestato durante la partita con l'Ascoli è stato la squadra matura, la squadra conscia di quello che può fare. Ecco, noi dobbiamo affrontare il Sassuolo da squadra consapevole di quali sono le proprie possibilità, che sono enormi se siamo sempre sul pezzo. Ma siccome a due settimane dalla fine sul pezzo per forza ci stiamo col cervello, la partita dal punto di vista mentale di sicuro non la sbagliamo. Poi dato che si schiera, io credo che quando una squadra fa prestazione sia da mi auguro che ci sia qualcuno discontento. A parte le battute, no, vi ripeto, dal punto di vista della gestione, comunque sia, facendo due mesi e mezzo, uno sa dove può incidere e dove no, ma so anche che tempo breve, quindi la percentuale di errore da questo punto di vista è minore. Comunque sia, due mesi e mezzo passano in fretta. I risultati comunque assorbono dal punto di vista mentale sia me che i giocatori, c'è meno tempo per stare lì a guardare le virgole, sotto gli aspetti gestionali dico, quindi per ora no, due settimane dalla fine sono contento di come ci stiamo gestendo tra di noi all'interno dello spogliatoio, quindi no, va bene. La società non si è proprio mai fatta viva per provare a bozzare un qualcosa per continuare questo rapporto? È ancora troppo presto, almeno non so, una visaglia si vede?
No, in questo momento qua è normale che ci sia soddisfazione da parte di tutti, mia per prima, ma lo percepisco nel presidente, lo percepisco in Foschi, lo percepisco in Sottovia, c'è cioè in De Franceschi, c'è cioè in tutti quelli che fanno parte dello staff societario. Però credo che sia corretto comunque sia aspettare la fine del campionato. Io mi auguro che le cose vadano avanti il più a lungo possibile e che da questo punto di vista ci sia difficoltà nella decisione proprio perché le cose vanno avanti. Quindi in questo momento qua credo che l'obiettivo principale mio e dei giocatori sia provare a fare un'impresa che non pensavamo più fosse possibile, quindi il resto con tutta serenità ci pensiamo quando è finito. Vantaggiato ha anche detto che secondo lui se il Padova va ai playoff non è che ci arriva e basta, perché state bene, perché l'entusiasmo è tanto. Boh, vabbè, ma una volta ci fosse questa eventualità qua di entrare nel quartetto di playoff, non li ho fatti da giocatore perché o sono andato sul diretto o non sono andato, però credo che comunque sia tra virgolette un terno all'otto, nel senso che le quattro squadre che arrivano dentro sono quattro squadre che durante il corso del campionato quanto poco hanno dimostrato di essere migliori delle altre, di equivalersi, perché i punti in classifica non si discostano mai di tanto, quindi le forze sono quelle. Credo che essendoci anche quattro partite di playoff molto ravvicinate come date, farà la differenza l'aspetto fisico e l'aspetto nervoso. Grazie.